Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Erika Rocotelli e qui con me c'è Massimiliano Fruchi. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti in questo nostro studio di registrazione, in questo nostro salotto, in questa stanza virtuale, come si usa dire al giorno d'oggi. Noi siamo due orientatori del progetto Orienta il tuo futuro, un progetto diretto dall'agenzia formativa Forum insieme alle quattro università toscane, ovvero l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e l'Università di Siena per Stranieri, un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Regione Toscana. Oggi tuttavia siamo qui per qualcosa di leggermente diverso, vero Massi? Esatto Erika, perché oggi noi siamo all'interno degli strumenti che vengono dati agli studenti che si sono recentemente diplomati o che si approssimano a farlo nel corso del prossimo anno scolastico qui nella nostra Toscana, con la regione stessa che si fa promotrice della campagna Studio Sicuro, una campagna appunto voluta sin da prima della pandemia in atto e purtroppo che ci ha colpito negli ultimi mesi, ma che a maggior ragione a seguito appunto degli spiacevoli eventi che si sono abbattuti anche sul mondo dell'istruzione, potrà aiutare appunto i neodiplomati e i futuri imminenti diplomati del prossimo anno scolastico ad operare le proprie scelte con consapevolezza sul futuro post-diploma. Assolutamente sì, questo progetto sempre promosso dalla Regione Toscana, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che vede coinvolte l'Agenzia Formativa Forum e le quattro Atenei Toscani. Ma senza ulteriore indugio io lascerei la parola al professore Valentino Baldi, delegato all'orientamento per l'Università di Siena per Stranieri. Ricordiamo che per chi ci sta seguendo in live su Google Meet, la chat è attiva e noi tramite un tablet seguiremo via via quelli che sono gli eventuali commenti o le eventuali domande che potranno essere poste a noi o agli relatori che interverranno appunto in collegamento esterno, e quindi le rigireremo noi stessi a loro. Nel caso in cui non ci sia il tempo per poter rispondere a tutti, sarà nostra cura poi farlo via mail in un secondo momento, tanto grazie alle registrazioni che avete operato possediamo diciamo un vostro riferimento. Quindi direi di aprire ufficialmente il webinar di oggi dal titolo Le arti, lo spettacolo e la vita, passando la parola al professor Valentino Baldi. Vi ringrazio molto per le vostre parole di introduzione e insomma per aver presentato Orienta il tuo futuro, Studio Sicuro e il progetto cui noi siamo tutti qui e partecipiamo. Io appunto sono il delegato all'orientamento dell'Università per Stranieri di Siena, oggi però sono nelle vesti di coordinatore di questa che è questo pomeriggio e questo webinar assieme e vi presento subito i due relatori di oggi, la professoressa Cristina Iandelli e il professor Marco Mangani. In seguito vi presenterò in maniera più dettagliata, ma per ora voglio ringraziarvi per aver aderito alla nostra iniziativa e al nostro invito. Buongiorno, buonasera a tutti. Io sono Cristina Iandelli, Università degli Studi di Firenze e sono anche presidente del corso di laurea DAMS, ma qua mi hanno chiesto appunto di presentare non il corso di laurea, quindi non fare un'attività di orientamento tradizionale, ma di cercare di farvi capire cosa facciamo dalla titolazione del nostro intervento, le arti, lo spettacolo, la vita, partiremo appunto per una serie di riflessioni. Io e il professor Marco Mangani, sempre Università degli Studi di Firenze, questo titolo, le arti, lo spettacolo e la vita, mi ha convinto che alla fine dovrei anche parlare di quello che faccio come ricercatrice. Siccome spesso all'università si hanno molti abiti, ma quando siamo professori, gli studenti sono abituati a vederci semplicemente come nella nostra funzione docente e non immaginano poi che in realtà dietro ci sia invece una vita e una carriera legata proprio alla ricerca. E allora da dove volevo partire? Dall'ultima parola di questo titolo, la vita. È una vita la nostra sconvolta in questo momento dall'epidemia mondiale, però è una vita anche che ci dice alcune cose interessanti. La prima è che volevo ricordarvi che di recente in Germania è stato approvato un provvedimento di legge che si chiama Neustart Kultur e che vuol dire ripartenza della cultura, 1 miliardo di euro approvato sia dal Bundestag che dal Bundesrat su proposte
proposta della ministra della cultura Monica Grütters, che è una storica dell'arte. E che cosa è contenuto in questa disposizione di legge? Una serie di sovvenzioni che saranno particolarmente utilizzate proprio sul versante della cultura, ma anche per il sostegno a tutti quei settori che sono rimasti oggi fortemente colpiti dalla crisi successiva all'epidemia. E sto parlando di sale cinematografiche, sale da concerto, produzioni televisive, produzioni musicali e negli articoli che sono usciti si parlava anche di sostegno, per esempio, ai cabaret berlinesi, che sono una realtà che penso molti di voi conosca, ma che sa anche che si tratta appunto di piccola impresa privata, e quindi dalle grandi alle piccole imprese della cultura la Germania in questo momento sta rispondendo così. E dal nostro punto di vista invece è stato ribadito anche più volte che lo spettacolo in Italia è concepita come una cultura dell'intrattenimento. Ora, anche questa non è una parola scandalosa. Intrattenimento nell'inglese entertainment è un settore assolutamente valutato e reputato per la sua importanza nella società, e quindi negli Stati Uniti è una parola virtuosa, e come del resto anche la mia disciplina, io sono una storica del cinema, i film studies negli Stati Uniti hanno una considerazione pari agli studi letterari e agli studi di economia. Invece questa parola spettacolo in Italia genera ancora un certo sospetto, e questo sospetto si vede da una serie appunto di indizi, non ultima quella di appunto considerare anche l'aspetto dello studio come secondario rispetto alla fruizione di questo comparto dell'intrattenimento. Ora, in realtà mi preme anche dire che dietro a questo c'è una realtà molto diversa anche in Italia. Nella stessa Italia sappiamo che le industrie culturali sono molto floride e sono fatturati enormi quelli proprio legati a queste industrie, e stiamo parlando certamente di cinema, di radio, di teatro, ma anche di serie televisive, di prodotti web, dei videogiochi, di prodotti musicali, tutto l'ampia variegata gamma dell'industria dello spettacolo produce. Cosa produce? Produce ore e ore, certamente di intrattenimento, a volte anche di qualcosa di più che può essere arte e cultura. Allora, questa idea del produrre è legata anche al fatto che in effetti non si pensa che poi, al di là delle specificità professionali di questi comparti culturali, c'è anche qualcuno che queste discipline le studia. E quindi è un modo poi il migliore, secondo me, per andare oltre il sospetto, oltre questa cultura del sospetto, studiare il mondo dello spettacolo. E molto spesso questo studio ci dice tante cose anche sulla nostra vita, sulle nostre realtà. Il professor Baldi prima diceva appunto che ha studiato tanti anni letteratura, io meno, sicuramente meno di lui, però voglio ricordare il titolo di un'opera che è una raccolta di racconti del 1931 di Cesare Zavattini, che si intitolava Parliamo tanto di me. Sì, perché alla fine oggi, per esempio, l'autofiction, il narrare autobiografico e tutto quello che è connesso, compresa la cultura dei selfie, fa parte della nostra vita quotidiana. E nel 1931 invece invitare a parlare tanto di sé era qualcosa ancora di nuovo, e soprattutto questo parlare e raccontare e raccontarsi come forma anche di diario e idea che aveva Cesare Zavattini di fare una diaristica nazionale partendo dai singoli per raccontarsi e raccontare le proprie esperienze, ecco che mi è tornato in mente in occasione di questo webinar, e parlare tanto di me vuol dire partire da dove sono partita. Dal punto di vista accademico questo è avvenuto con il dottorato di ricerca. C'è stato illustrato prima, c'è un aspetto però che forse va sottolineato,
Il dottorato di ricerca è forse l'unico aspetto che differenzia davvero in profondità le università tradizionali dalle università, invece, che tengono corsi totalmente telematici. Perché questa è l'attività della ricerca e soprattutto l'ultimo ciclo della formazione, l'alta formazione che avvia appunto alla vita da ricercatori e da professori. Cosa accade, cosa è accaduto quando io ho fatto il dottorato di ricerca? Beh, intanto la ricerca di 3 anni mi ha portato in contatto con gli archivi. Il primo archivio era appunto l'archivio Cesare Zavattini. Quando l'ho consultato, era semplicemente l'appartamento del grande scrittore e sceneggiatore dei film di Vittorio De Sica e era tappezzato di scatole, pieno, ricolmo di scatole e di fascicoli di una produzione artistica vastissima che era ancora da ricatalogare, da riordinare. E quindi questo primo momento di contatto con un mondo che è un mondo di produzione, però attraverso lo studio, l'ho poi appunto replicato anche nella tesi di dottorato, dove ho lavorato su invece argomenti più legati all'Ottocento, al teatro dell'Ottocento, e così mi sono avviata a 3 anni di ricerca, stavolta non in archivio, ma nella grande e prestigiosa Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per cercare di trovare le fonti che consentissero di raccontare questo momento dello spettacolo italiano, così importante e fondativo anche per il nostro presente, che era l'Ottocento teatrale. E certamente poi il professor Mangani, che parlerà dopo di me, ha tutti gli strumenti per potervi dire qualcosa di molto più interessante e sofisticato sull'Ottocento teatrale e musicale. Ma per me è stato invece veramente il momento della formazione, raggiunta la quale poi ho iniziato a occuparmi non più di teatro, ma di cinema. E è stato molto interessante il passaggio con borse di studio, perché di questo si tratta, la carriera dei ricercatori è una carriera ancora oggi precaria, e lo era già 20 anni fa. La precarietà è dovuta dal fatto che fino a che non si hanno delle posizioni stabilizzate, si hanno delle borse di studio. Però sono anche dei momenti bellissimi questi. Io spero che anche voi che ci sentite e vogliate probabilmente proseguire il vostro studio in ambito universitario, proviate anche a ottenere borse di studio, a sentirvi anche forti della vostra capacità di studiare e anche avere delle fonti di sostentamento. E questo per dire che quando sono passata al comparto cinema, l'ho fatto con una ricerca, a mio avviso, molto bella e mi sono occupata del paesaggio toscano nel cinema. E questo ha consentito, sia a livello di cronologia, quindi dalle origini del cinema fino a oggi, occuparmi di tutta una serie di produzioni e tutta una serie di paesaggi bellissimi che il cinema, non solo italiano, anche se prevalentemente italiano, ha potuto utilizzare come non soltanto scenografia, ma anche come elemento di racconto e di riflessione. Spesso il cinema ci dà anche questa possibilità. E perché voglio dirvi questo? Che interesse può avere per voi che magari non vorrete fare una carriera di ricerca, sapere le cose che vi sto raccontando? Ma perché molti, molti anni dopo ho avuto l'occasione, con un progetto di ricerca dell'Università di Firenze, riprendere in mano questo studio con un progetto, Filmare le arti, che è andato a guardare qualcosa di diverso, il nostro paesaggio contemporaneo attraversato dagli eventi artistici, soprattutto nelle spazi pubblici, e cercare anche di far documentare questa produzione artistica agli studenti, e quindi cercare un modo per fare sia didattica che ricerca, coordinando questa volta la ricerca di altri, ma partendo appunto dal ricordo anche delle mie esperienze pregresse. Voglio anche avviarmi brevemente verso la, diciamo così, la
una conclusione provvisoria di quella che, essendo vita, in effetti non è altro che una collezione di esperienze che sto condividendo con voi, sono poi appunto diventata una studiosa prevalentemente di fenomeni attoriali legati al cinema dalle origini al mondo contemporaneo. Faccio parte di una rete internazionale di ricerca che si occupa delle pioniere del cinema, donne affascinanti, donne attrici, ma anche produttrici, sceneggiatrici, e soprattutto legate da un destino comune in tutto il mondo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Poi dopo, dagli anni 20, le professioni femminili si sono ritirate in buon ordine, ma da questa straordinaria fioritura il contatto con altri ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo è un'esperienza bellissima che sto vivendo ancora. E infine volevo dirvi cosa succede oggi, che cosa stiamo facendo. Oggi sto partecipando a un progetto di ricerca nazionale, si chiamano in gergo PRIN, che si occupa di forme dell'attorialità mediale contemporanea. E questo perché? Perché ancora la ricerca ovviamente si è spostata nel nostro spostarci dall'orizzonte di arti performative e poi arti visive a quello che è il complesso e variegato scenario contemporaneo dei media, un grande mondo digitale, come sapete tutti, che però ha bisogno davvero di studio e ricerca per capire qualcosa e a volte anche di partire dal passato per comprendere bene il presente. E allora, avviandomi alla conclusione, volevo ricordarvi un fenomeno che abbiamo appena preso in considerazione io e i miei colleghi delle università di Udine, di Bologna, di Torino e di Roma La Sapienza, che è la formazione degli attori a distanza. Il Covid ha portato in emersione la necessità non solo appunto di fare la didattica tradizionale a distanza, come abbiamo fatto nelle università negli scorsi mesi, ma addirittura insegnare qualcosa che sembra impossibile. Possibile insegnare altro che in presenza, cioè l'arte della recitazione. E da questi confronti, da questi webinar che abbiamo fatto con le scuole di recitazione, stanno nascendo tutta una serie di spunti che ci portano anche a considerare, per esempio, le esperienze che abbiamo visto nel periodo del lockdown di attori come Valerio Mastandrea e la sua compagna, che creano dei siparietti nelle loro vite domestiche per cercare appunto di portare anche un momento di leggerezza in più alle nostre vite. E questo a me è piaciuto molto perché, tornando alla cultura dello spettacolo italiana e dell'intrattenimento, ecco, c'è dell'intrattenimento molto intelligente, molto buono, e lo si fa e lo si continua a fare in Italia. Perché l'Italia è comunque un grande paese produttore di arte, di cultura e di spettacolo. Ma oggi forse è ancora più importante che in passato studiarlo, perché gli ambiti sono diventati così importanti che, se non riusciamo a orientarci in questo mondo audiovisivo e digitale che veramente sovrasta le nostre vite, forse non avremo neanche degli strumenti adeguati per affrontare, che ne so, una conversazione insieme con alcuni amici per parlare, forse non soltanto di cose generali, ma anche di qualcosa di più fondato sulla conoscenza e sullo studio. Introduco anche Marco Mangani, professor Marco Mangani, che è professore associato di musicologia e storia della musica presso il Dipartimento di Eccellenza Sagas, sempre all'Università di Firenze. E gli lascio la parola in modo tale che hanno due interventi che si toccano e si completano, e quindi per concludere questo percorso iniziato con la professoressa Biandelli. Grazie. Sì, grazie, grazie a Valentino Baldi per questa presentazione, grazie di avermi voluto qui per questo webinar. Proseguo sulla linea già tracciata dalla professoressa Iandelli, per dare diciamo, un'idea di che cosa possa significare studiare la musica e fare ricerca concernente l'arte musicale in ambito accademico, perché questo veramente è qualcosa che a volte si ha difficoltà a spiegare. Io ho dei figli ancora abbastanza giovani e
e delle volte con i loro amici devo un po' chiarire che cosa possa voler dire occuparsi di musica a livello accademico, a livello universitario. Allora, io vorrei partire dalla definizione di un concetto. Non vi spaventate, non sto facendo un discorso accademico o dotto. È un concetto in realtà che dominiamo tutti, magari a volte senza saperlo. E il concetto è il concetto di bene musicale, che è un concetto molto estensivo. Il concetto di bene culturale ce l'abbiamo tutti e il vantaggio, se così mi posso esprimere, del concetto di bene culturale è che il bene culturale di solito rimanda a oggetti concreti, a oggetti tangibili, a oggetti che si possono vedere nello spazio, che occupano uno spazio, che sono tangibili, che hanno anche, perché no, una possibilità di essere quantificati perfino in termini economici, diciamo, no? Che cosa può voler dire bene musicale? Perché dico che è un concetto estensivo? Perché se c'è un'attività umana che non ha praticamente, se non qualche cosa di fondativo sul quale non mi voglio soffermare ora, non ha praticamente universali, nel senso che dovunque vai trovi un modo diverso di farla, questa attività è proprio la musica. Perfino le finalità della musica stessa sono diverse a seconda dei contesti culturali, dei contesti sociali, in una parola a seconda dei contesti antropologici, diciamo. Il bene musicale dunque è un bene molteplice perché prima di tutto viene definito come un bene immateriale. Questo lo fa anche l'UNESCO. Le civiltà ancora oggi presenti nel mondo di lunga tradizione musicale in genere hanno praticato e praticano le loro attività musicali per tradizione orale. Queste tradizioni orali in quanto tali sono un bene musicale e sono un bene musicale da valorizzare, da conoscere. Non vorrei usare la parola proteggere perché mi rimanda a un'idea di specie in via d'estinzione e spero di poter esorcizzare almeno in questa conversazione qui con voi, ma senz'altro da valorizzare, da conoscere, anche perché questa enorme diversità delle attività musicali umane, per cui ascoltare la musica di un'altra parte del mondo delle volte è veramente un affetto straniante, quasi come ascoltare e parlare in una lingua diversa e non comprensibile. In realtà, se si riesce a cogliere i punti di riferimento, i valori che sono intrinseci in una cultura musicale, per esempio di tradizione orale, di altre parti del mondo, in questo momento storico questo dà un contributo enorme al rapporto fra le diverse culture, fra i diversi contesti di civiltà, vorrei dire, che ci sono nel mondo. Questo tipo di bene musicale è oggetto dell'etnomusicologia, che è una ricerca molto appassionante. Io non sono un etnomusicologo, ma parto da qui perché in un certo modo è il punto di partenza del discorso sulla musica. È un lavoro molto appassionante perché significa fare ricerca sul campo, andare a parlare con i musicisti, andare a sentire che cosa fanno, andare ad ascoltare le loro musiche, e spesso significa anche imparare a suonare i loro strumenti, a cantare con le loro metodologie, eccetera, eccetera. Questo tipo di studio è una ricerca scientifica di grande coinvolgimento. La chiamo scientifica perché questo è fondamentalmente: si va sul campo, si indaga, però naturalmente l'oggetto che si ha di fronte è un oggetto col quale si entra in una relazione, anche una relazione umana, naturalmente. Non è consentito, non è dato giustamente considerare l'oggetto di studio della musicologia come un oggetto, come oggettivato appunto al di là della relazione umana. Però non dobbiamo dimenticare che c'è uno specifico del
della parte di mondo nella quale noi viviamo, noi qui che stiamo parlando in questo momento, noi che facciamo università nella regione Toscana, in Italia, in Europa. Prima la collega Iandelli faceva riferimento alla situazione di un paese a noi vicino come la Germania, che ha manifesta, diciamo, anche a livello politico quell'atteggiamento di interesse per la cultura che delle volte invece nel nostro paese sembra un po' latitare. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo uno specifico, e questo specifico è il fatto che noi a un certo momento, dico noi, ma forse sarebbe più corretto dire la cultura europea, ci siamo inventati un modo di scrivere la musica. Non si riflette mai abbastanza sul fatto che questa è un'anomalia. Cioè, se voi andate in giro per il mondo, in generale non trovate gente che scrive la musica. Perché la musica si fa. Mentre la scrittura, che non è un fatto universale, perché non è un fatto biologico come il linguaggio, però è ormai un fenomeno da secoli acclarato nella stragrande maggioranza delle civiltà, la scrittura musicale non lo è per niente. È un'invenzione della cultura europea, segnatamente un'invenzione del Medioevo europeo, uno degli squarci di luce di questi secoli che erroneamente, equivocamente sono stati per lungo tempo definiti bui. E che cosa comporta tutto questo? Beh, guardate, intanto comporta un lavoro appassionante, che è quello che io qui vi rappresento in maniera più diretta, perché io sono, come si dice, un musicologo che si applica alla storia della musica europea e in particolare alla storia della musica colta europea, quindi la grande musica del passato che ci è arrivata per iscritto a partire almeno dalla prima metà dell'undicesimo secolo e fino ai giorni nostri. Ed è un'avventura appassionante perché, ecco, prima il professor Baldi richiamava i suoi studi, che sono studi di letteratura italiana. Ecco, nell'ambito della musica europea possiamo condurre degli studi sui beni musicali, intesi in questa volta come oggetti concreti che occupano uno spazio, in una maniera che non è identica, ma a molti punti di tangenza con il modo in cui la critica letteraria, la filologia, la storia del testo letterario si approcciano al loro oggetto di studi. Perché noi abbiamo dei testi codificati. Testi codificati che sono a volte anche preziosi, come lo sono spesso i testi letterari, dal punto di vista dell'oggetto in quanto tale. Noi viviamo in una città, Firenze, nella quale io invito sempre gli studenti delle scuole superiori che incontro quando mi capita di presentare le attività, per esempio, per le scuole superiori fiorentine dell'Orchestra della Toscana, invito sempre a fare l'esperienza di andarsi a vedere alla Biblioteca Laurenziana almeno il codice Squarcialupi, per avere un'idea di che cosa significa bene musicale nell'ambito della tradizione scritta. Vi assicuro che maneggiare quel tipo di oggetti bellissimi, ricchi, che dentro hanno questi puntini apparentemente indecifrabili, no? E che invece noi, grazie alla mia disciplina, grazie alla musicologia, possiamo decifrare e restituire a vita sonora. Beh, vi assicuro che maneggiare quegli oggetti così belli è assolutamente esaltante e va anche saputo fare, tant'è vero che oggi, almeno fino a che non c'è l'ultimo tocco di rifinitura del lavoro di ricerca, è bene lavorare sui facsimili e sulle riproduzioni digitali, perché si tratta anche di oggetti naturalmente che vanno trattati con grandissima cura. Ma non c'è solo questo, evidentemente, c'è tutta l'esperienza appassionante che ci mette a disposizione la tradizione scritta dell'Occidente, della filologia d'autore, i ripensamenti dei grandi. Questo è, penso che alcuni di voi lo sappiano, e comunque lo richiamo molto volentieri, questo che stiamo vivendo, questo difficile anno che stiamo vivendo, è anche un anno molto importante per la storia della grande musica europea, perché è un anno beethoveniano. È un anno beethoveniano, perché ricorrono, Beethoven è nato nel 1770 e quindi si celebra il
questo grandissimo compositore, che è un compositore che per il suo particolare modo di lavorare, per il suo particolare modo di pensare, legato anche alle sue vicende personali, alla sua sordità, ha lasciato una grandissima quantità di abbozzi, di schizzi. Ecco un altro percorso estremamente appassionante del lavoro musicologico, studiare il processo compositivo dei grandi compositori, il loro pensiero, ricostruirlo e scoprire a volte che è un pensiero di grandissima profondità che si è affidato alle note invece di affidarsi alla parola, ma che non è per questo meno appunto profondo. Prima la professoressa Iandelli ricordava, e mi ha fatto molto piacere che lo abbia fatto, il teatro, l'esperienza teatrale, i punti di tangenza. Ecco un altro capitolo straordinario di indagine e di studio che ci porta più di altri nella mia disciplina a sviluppare ricerche di carattere interdisciplinare, il teatro musicale. Voi sapete che, e qui devo ancora una volta celebrare la città che in questo momento mi sta ospitando, anche perché è la mia, mi ha dato i natali di abito, cioè Firenze, dove è stato inventato il moderno teatro musicale, dove è stato inventato il melodramma, il teatro dell'opera. Studiare la drammaturgia musicale vuol dire studiare a fianco di storici e studiosi del teatro, storici e studiosi delle discipline attoriali, che ricordava prima la professoressa Iandelli, perché un cantante d'opera non può essere soltanto un musicista, ma deve sempre essere anche un attore, e ha tutta una serie di cose che devono essere studiate, studiare con gli storici dell'arte, ed è un altro percorso estremamente appassionante. Vorrei poi però concludere ricordando che stiamo parlando a dei giovani che magari stanno orientandosi verso lo studio universitario in questo momento, stanno chiudendo il loro percorso nella scuola superiore e che magari avranno le loro passioni musicali, e non ho nessuna difficoltà e nessun problema, vi assicuro, a immaginare che i loro gusti musicali non siano in primis gusti che guardano le musiche di cui ho parlato finora. Ecco, è bene sapere che oggi, finalmente, grazie al lavoro di tanti di noi, mi ci metto umilmente perché ho avuto la possibilità anche di occuparmi di queste cose, e perché in questo momento sto tenendo un corso di forme pratiche della popular music proprio all'Università di Firenze, è caduta definitivamente anche a livello accademico ogni pregiudizio nei confronti della popular music, nei confronti della musica che fino a qualche tempo fa veniva spregiativamente definita leggera, di consumo, eccetera eccetera. Abbiamo capito che quell'esperienza è un'esperienza vitale, abbiamo capito che in partenza appartenere a quel tipo di esperienza non significa necessariamente partire svantaggiati dal punto di vista estetico, tutto sta poi a, come sempre nelle attività umane, a qual è il risultato artistico, indipendentemente dai presupposti da cui si parte. E quindi altra esperienza straordinaria della ricerca musicologica, a contatto, forse questa più di tante altre, diretto con la vita, quel tipo particolare di codificazione testuale del pensiero e del fare musicale che è stata possibile a partire dagli anni 90 dell'Ottocento e che è la registrazione sonora. Senza la registrazione sonora oggi non potremmo parlare di testi, per esempio per quanto riguarda l'esperienza del jazz. Il jazz, la storia del jazz è una storia di testi musicali, ma questi testi musicali non sono stati codificati per iscritto, sono stati codificati attraverso la registrazione sonora. È chiaro che questo porta i musicologi a lavorare a contatto, da una parte con l'industria discografica, e quindi capire anche meccanismi di ordine economico, manageriale, eccetera eccetera, e dall'altra però anche con gli aspetti tecnologici. Oggi viviamo nel periodo della musica liquida, non è che il musicologo può far finta che la musica liquida non esista e che non esista la possibilità di muoversi sul web e ascoltare musica senza che questo sia più legato alla presenza di un oggetto materiale, tangibile e visibile come il disco.
Anzi, è una sfida per noi studiosi, una sfida appassionante ed è un altro aspetto molto interessante della nostra ricerca. Io in questo momento non mi sto occupando di queste cose dal punto di vista della ricerca, nell'ambito della musica, diciamo, non classica per comodità, mi sono occupato del ricorso alla citazione da parte dei jazzisti, l'uso che i jazzisti fanno della loro competenza di repertorio musicale per infiorettare le loro improvvisazioni di citazioni provenienti da qualunque luogo, sia esso la musica colta, le canzoni, la musica pop o le improvvisazioni di altri jazzisti. Mi sono concentrato in particolare sulla figura molto affascinante da tutti i punti di vista di Ella Fitzgerald. In questo momento invece la mia attività è più concentrata sul bene musicale scritto. Ho appena licenziato, sta per uscire per i tipi della Berenreiter, un'edizione critica. Professor Balde sa bene di che cosa parlo. È chiaro che quando lavoriamo con la musica scritta, anche noi musicologi facciamo edizioni critiche di un libro di madrigali pubblicato nel 1594, di un nome che in realtà è molto noto anche agli storici del cinema, perché su Gesualdo da Venosa si sono spesi, esatto, anche grandi registi, quindi un personaggio sicuramente che ha richiamato e richiama tuttora l'attenzione non solo di noi studiosi, ma anche degli artisti. Io non aggiungo altro, se sono riuscito in qualche modo non solo a chiarire cosa possa voler dire fare ricerca musicologica nell'ambito di quel contesto che la collega Iandelli aveva impostato, più generale dello studio dello spettacolo, e a farvi venire un po' anche la voglia di accostare di più questo mondo, avrò ottenuto un risultato del quale sarò contento. Ringrazio tutti per l'attenzione e per, ancora una volta, per avermi coinvolto in questa bella esperienza. La parte che mi compete è una parte, diciamo così, più tecnico, istituzionale, tecnico, amministrativa. Cercherò di non dilungarmi eccessivamente, anche di renderla più o meno comprensibile, visto che appunto mi servirò anche di una presentazione in PowerPoint. Ci tengo a dire prima di iniziare però che è vero che sia Oriente il tuo futuro che poi la campagna Studio Sicuro sono iniziate prima della famigerata pandemia di coronavirus e sono cambiate, comunque si sono evolute, si sono modificate in corso d'opera. Oggi per noi, anche se non direttamente con seminari in presenza, è importante farci sentire e, diciamo così, dare un supporto a chiunque voglia ascoltarlo e voglia seguirci, un supporto che possa orientare, quindi indirizzare, aiutare, diciamo, più che altro a fare delle scelte per gli studenti che hanno appena terminato. Sono molto felice di occuparmi dell'area che è anche di mia competenza, perché l'area umanistica, io insegno letteratura italiana, ho studiato letteratura per tutta la vita e quindi fondamentalmente è un'area che da studente prima e adesso da docente sento vicina, perché sono sempre mosso. Ora condividerò, mi servo delle incredibili possibilità, ecco qui, delle impossibili possibilità di presentazioni molto semplici, una presentazione in PowerPoint. Ecco qui, vorrei condividere con voi questa presentazione e ringrazio sia Forum sia gli altri delegati e le altre delegate all'orientamento di Firenze, di Siena, di Pisa per aver messo assieme questa presentazione che poi riguarda le varie aree. Oggi parliamo dell'area umanistica, una parte di questa presentazione è relativa all'area umanistica, una parte invece è condivisa, appunto il progetto orientale. Il tuo futuro, il significato delle scelte. Ora, diciamo, non voglio dilungarmi eccessivamente, abbiamo immaginato in questa presentazione di parlare con degli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo dell'università senza nessuna esperienza, senza nessuna conoscenza pregressa, quindi ci siamo immaginati un mondo che inizia con il diploma di scuola superiore e che poi porta ai percorsi che avete qui davanti, quindi fondamentalmente percorsi di laurea, un nuovo tipo di laurea, laurea triennale, poi a seguire laurea magistrale, eventuali dottorati o master, oppure i corsi di laurea a ciclo unico. Vedete che
le possibilità, diciamo così, poi dipendono dall'università e dalla laurea che sceglierete, hanno poi dei crediti formativi, anche questa è stata appunto un'innovazione nata ormai diversi anni fa, e si differenziano per i crediti e per il numero di crediti e per il numero di anni, quindi come dice la parola stessa, laurea triennale, percorso di 3 anni, 180 crediti formativi, laurea magistrale 120 crediti, mentre l'area a ciclo unico varia, secondo appunto le lauree che vengono scelte, dai 5 ai 5-6 anni, quindi 300 o 360 crediti formativi. Oltre alla possibilità delle lauree triennali, magistrali o a ciclo unico, in itinere, quindi dopo la laurea triennale o dopo la laurea magistrale o dopo la laurea a ciclo unico, è possibile anche conseguire, scegliere dei master che sono primo o di secondo livello e poi, diciamo così, i titoli più alti della istruzione italiana, che sono il dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione, che variano appunto da 3 anni il dottorato a 2 e 6 la scuola di specializzazione. Abbiamo immaginato anche una finestra o comunque una, diciamo così, una sezione che è importante per Orienta il tuo futuro, per lo spirito di Orienta il tuo futuro, che si rivolge anche a quegli studenti che possono essere lavoratori, possono avere altre esigenze, possono essere appunto impegnati in cure di familiari, problemi di salute varie, e quindi abbiamo immaginato appunto anche di illustrare il percorso degli studenti part-time, cioè corsi di studio che sono a libero accesso e che ovviamente prevedono un maggiore tempo di realizzazione per gli studenti che scelgono il tempo parziale, quindi impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche. E questo è il prospetto, diciamo così, per quanto riguarda nella parte superiore dello schermo, vedete l'impegno formativo, il quantitativo di riduzione e anche riduzione dei contributi per quello che è il percorso triennale e magistrale, e invece poi in basso sul vostro schermo il corso di studio a 5 anni con l'impegno formativo che è raddoppiato, però ridotto al 50% anche di conseguenza i contributi. Una sezione che non riguarda in realtà tutti i corsi di studio, noi appunto ci occupiamo dell'area umanistica, per adesso questa parte della presentazione è condivisa, quindi una sezione che riguarda in alcuni casi alcuni corsi di laurea, triennale o magistrale, ma in gran parte discipline scientifiche, riguarda appunto che sono i test di valutazione delle competenze, test diagnostici, cioè test obbligatori ma non selettivi, oppure test di accesso al numero programmato locale e al numero programmato nazionale. In questi casi esistono dei siti e dei link, visto che questa presentazione è live, sarà anche registrata, quindi con la registrazione sarà più semplice poter poi accedere a questi siti, dove esistono dei programmi che permettono di prepararsi a quelli che sono variegato, complesso e a volte problematico percorso foresta, diciamo così, di quelli che sono i sistemi di accesso all'università a numero chiuso. E quindi qui avete il sito della CISIA, del Consorzio Interunitario Sistemi Integrati per l'Accesso. La riforma universitaria che ha cambiato, ha introdotto i corsi di studio, ha introdotto le lauree triennali, ha introdotto nell'università anche nuove figure professionali o comunque figure con nuove diciture che però non riguarda nello specifico uno studente, è una riforma che ha di fatto cancellato la dicitura facoltà, quando si parlava di facoltà di lettere e filosofia banalmente, invece ha trasformato, sostituito le facoltà con i dipartimenti, e all'interno dei dipartimenti ci possono essere più corsi di studio, quindi percorsi che, come vedete, sono previsti dall'università e dal dipartimento a cui volete accedere, a cui volete fare riferimento. Credo che questa slide, o almeno questa parte, tipologia di corsi di studio, sia la più problematica, insomma, quella che ha bisogno di una maggiore integrazione, visto che distingue all'interno di un dipartimento, di un corso di studio che voi potete scegliere, distingue varie tipologie di presentazione di didattica, cioè corsi di studio convenzionali, modalità mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza. Sapete bene, sanno anche molto bene i miei colleghi, che
questa dicitura, questa quadripartizione è stata completamente stravolta, visto che da marzo abbiamo iniziato tutti a lavorare a distanza, sia all'università che negli istituti superiori, e ora per settembre la previsione è quella che viene definita una modalità mista, cioè parzialmente in presenza e integrata anche con una costante distanza. Credo però di parlare a nome di tutti, di tutte le università con cui mi sono confrontato, in Toscana e di Orientatori, dicendo che l'obiettivo a lungo termine, la speranza, però anche la determinazione, è quello di, appena la situazione ce lo permetterà, passare a questa che è la tipologia di corsi di studio convenzionale, cioè studio in presenza oppure in modalità mista, studio a distanza, prevalentemente, integralmente, ma di tornare a quello che si dice, tra virgolette, sempre, ovviamente, la normalità. In ogni caso, qui abbiamo appunto soltanto classe di laurea, come dicitura, che identifica i corsi di studio di pari livelli e gli obiettivi formativi che sono qualificanti. Questo serve perché, a parte il fatto che esistono corsi di studio tra le varie classi, interclassi, che si possono scegliere e personificare all'interno della persona che decidete di, in breve è l'elenco di quelli che sono i corsi di laurea, e dicevo che sono appunto molto utili, soprattutto per uno studente che inizia il proprio percorso e che può non aver ben chiaro le distinzioni tra i tipi di corsi di laurea che esistono. E qui abbiamo fatto un elenco, non andrò punto per punto a leggervi tutti, anche perché spero sempre che, soprattutto in registrazione, possiate fermare la schermata che vi interessa e vederla. Abbiamo immaginato non solo di dividere appunto le lauree, beni culturali, discipline ed arti figurative, musica, spettacolo e moda, lauree in filosofia, però anche in basso, in nero, di specificare quali sono le università che offrono lauree in questi settori, quindi da Siena, Firenze, Pisa e università per stranieri. Il gruppo più nutrito è di indirizzi è quello di lettere, con appunto lingua e cultura italiana, oppure lingua e cultura per italiana per stranieri o percorsi di lettere, e poi come vedete abbiamo lingue e culture moderne, mediazione linguistica culturale, scienze del culturismo, e quelle lettere e numeri che vedete all'inizio sono per, in abbreviato, quelle che sono le sigle che le identificano. L'ultimo settore è quello delle scienze dell'educazione, quella che è l'ombrello che riguarda la pedagogia per la scienze dell'educazione e della formazione e scienze della formazione di primaria, e poi abbiamo L20, scienze della comunicazione, L42, storia. Ero a buon punto perché l'ultima parte della presentazione, messa assieme dalla regione, dai quattro atenei, è la parte che riguarda l'uguaglianza e l'equità, e in particolare ci siamo occupati di due o tre slide conclusive su quelli che sono tutti i disturbi dell'apprendimento. Ovviamente munirsi di certificazione valida è fondamentale, sia perché si ha un'assistenza, diciamo così, prima di iniziare con attività di orientamento che sono personalizzate e specifiche, sia perché nel corso dei vostri studi, qualora abbiate appunto questo tipo di problematiche di certificazioni, possono essere effettuati interventi con i docenti, in particolare per la didattica, per gli esami orali e scritti, quindi cambiare il percorso oppure specificarlo, ritagliarlo meglio. Sono previsti tutorati specifici per le attività didattiche, qui abbiamo ipotizzato ad esempio appunti, registrazione delle lezioni, oppure incontri individuali e assistenza nel caso di corsi di ammissione, di test di valutazione. Condivido molto le parole della professoressa Iandelli sul dottorato e sulla ricerca, e dico anche appunto che noi abbiamo la fortuna in Italia di avere ancora un dottorato a grandi linee che si dedica primariamente alla ricerca, e quindi sono 3 anni in effetti di studio e di attività che hanno a che fare con quel mondo meraviglioso che è la ricerca negli ambiti appunto diversi per quello che riguarda gli studi umanistici. E sì, le ultime due slide riguardano i disturbi specifici di apprendimento e i test, e è importante appunto informarsi sui propri diritti prima di iniziare quello che sono il percorso universitario, anche perché sia le scuole primarie e secondarie, sia ovviamente l'università, da qualche anno, da diversi anni, ma non da molto, però danno
sempre più importanza a disturbi nell'apprendimento di studi specifici. E questa è l'ultima slide, riguarda appunto le linee guida e si possono anche scaricare seguendo questo link del 2011 e del 2014.